È uscito un libro molto interessante per gli amanti della musica rock, diciamo il rock classico, ma non solo, per gli amanti di una delle band più eclettiche della storia della musica rock. Il libro riguarda i Pink Floyd. Il libro verrà presentato questo sabato alla Feltrinelli di Alessandria alle 17:30. Noi lo presentiamo con uno degli autori, perché il libro esce a nome di Lunatics, un collettivo di autori. Tra questi autori c'è Stefano Girolami, che è con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio, Stefano. Ciao Giorgio, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gold. Diciamo allora innanzitutto chi sono i Lunatics, questo collettivo di autori che ha lavorato questo libro. Sì, certo, come dici bene, noi siamo un collettivo di 5 appassionati che ci siamo conosciuti nell'arco degli anni grazie alla medesima passione per il collezionismo. Questo è il legante che ci ha unito. Veniamo da 5 paesi diversi d'Italia, per cui siamo ben dislocati lungo la penisola. Ci siamo conosciuti attraverso fiere, scambi di mail e anche delle grandi mangiate a tavola, se devo essere sincero. Da lì sono nati una serie di progetti, abbiamo deciso di scendere in campo con delle mostre a tema e poi a distanza di qualche anno io ho proposto al gruppo di mettere su carta tutto l'insieme di conoscenze che noi stavamo tramandando a livello orale. Nell'arco di circa 2 anni e mezzo sono usciti 2 libri, quindi circa 600 pagine di produzione floydiana. L'idea era quella di portare direttamente in poltrona degli appassionati le mostre che noi sostanzialmente organizziamo in giro per la penisola. Questo libro però non è la classica biografia di una band, il libro si chiama Il fiume infinito, il sottotitolo è Tutte le canzoni di Pink Floyd, perché in questo lavoro voi avete analizzato tutte le canzoni incise e registrate a Pink Floyd, dalla prima all'ultima, analizzato nel senso con dettagli molto approfonditi e probabilmente molto spesso anche inediti. Un lavoro molto corposo che probabilmente vi ha preso anche molto tempo. Quanto lavoro c'è dietro un libro del genere? Allora, un libro del genere ha un lavoro di ricerca che probabilmente risiede almeno in 20 anni di collezionismo, perché muove interamente attraverso le bibliografie, tra l'altro derivanti da vari paesi del mondo, che sono negli archivi di alcuni di noi. Per cui c'è tutto un progresso che va ben oltre l'idea iniziale di fare un libro, quindi veramente affondiamo le radici, almeno 20 anni, 30 almeno di collezionismo. Poi in campo ci sono stati circa 6-7 mesi di raggruppamento di notizie e poi un anno di scrittura, quindi è stato veramente un lavoro, tra l'altro di scrittura quotidiana e aggiungo anche notturna, quindi è stato un lavoro piuttosto corposo, come dici bene. Noi abbiamo giocato molto dicendo che questo lavoro ha ricordato un po' le fatiche di Sisifo che sono state raccontate poi tra l'altro in una canzone del libro. Sisifo era il personaggio mitologico che spingeva la pietra su salita e ogni volta che arrivava in cima la pietra ruzzolava inesorabilmente giù, e noi siamo andati avanti pensando di non arrivare mai alla fine. Quando eravamo arrivati alla fine di giugno di quest'anno, alla fine della redazione, è arrivato il tweet di Polly Samson che ha annunciato l'uscita di un nuovo disco dei Pink Floyd dopo 20 anni. Questo ha riaperto nuovamente il libro, che è stato un cantiere aperto fino a, proprio all'ultimissimo giorno d'uscita del disco di The Endless River. Poi torniamo anche sul nuovo disco di Pink Floyd, perché volevo chiederti un tuo parere da appassionato. Ma tornando a questo lavoro, è un lavoro che anche non ha paragoni all'estero, perché se nel caso dei Beatles o dei Rolling Stones libri del genere usciti in Italia ultimamente esistevano già anche all'estero, non mi risulta che sui Pink Floyd sia mai stato fatto un lavoro del genere. Sì, allora, noi abbiamo comunque voluto muoverci secondo delle nostre linee inedite. Ripeto, ci sono libri che trattano la storia. Era uscito qualcosa negli Stati Uniti tanti anni fa, comunque in inglese, legato alle canzoni, però il lavoro che noi abbiamo fatto è stato proprio di nostro pugno, per cui abbiamo deciso noi cosa selezionare. Tra l'altro trovandoci di fronte a una duplicità di problemi operativi. Il primo è stato quello che nella nostra volontà volevamo dare medesima dignità a tutti i dischi della band, quindi ai grandi capolavori che hanno fatto la storia del rock, che quelli magari un po' meno conosciuti. Allora, nel caso di certi dischi, faccio l'esempio, le collaborazioni cinematografiche con Barbra Streisand, quindi ad esempio il disco More piuttosto che Obscured by Clouds, fino ad arrivare allo stesso The Division Bell, ci siamo trovati di fronte alla difficoltà della reperibilità del materiale, perché non esistevano coperture dal lato bibliografico su queste cose qua. Quindi quello è stato un lavoro importantissimo. Di pari ci siamo trovati di fronte a un altro tipo di problema, invece di fronte ai grandi capolavori, perché dischi come The Dark Side of the Moon o The Wall hanno dei libri interamente dedicati al tema. In quel caso lì il grosso impegno è stato quello di fare una scrematura e dare una lunghezza adeguata dei lavori che avrebbero necessitato probabilmente di molte più pagine. Per cui sì, questo è un libro che in qualche modo onora moltissimo il nostro gruppo,
e ovviamente poi sta al lettore giudicarlo, però se io devo esprimere un mio parere personale, credo che la sua forza sia stata quella di non aver voluto orientare il lettore nei confronti dei brani o dei dischi, facendo noi per primi una spiegazione, come posso dirti, che andasse oltre le questioni prettamente storiche. Non abbiamo voluto influenzare nessuno, credo che il miglior critico circa la bontà o meno dei lavori del gruppo sia il lettore stesso, ecco, nessun voto, non ci sono voti. È un racconto, come diciamo, molto dettagliato della storia di tutte le canzoni registrate in 50 anni di carriera dai Pink Floyd, e forse alla fine è anche il modo migliore per fare la biografia di un artista, di una band. Sì, certo, proprio perché noi tra l'altro, guarda, è stato un destino parallelo, ovviamente molto in piccolo, e Pink Floyd a livello globale, a livello mondiale, però fa sorridere alla luce di quello che poi è accaduto, cioè l'uscita del nuovo disco, che sia noi a livello di scrittura che la band a livello globale, insomma a livello di musica, stessero cercando un'opera che chiudesse in qualche modo il cerchio. Nel nostro caso, io ricordo che a giugno, alla fine di giugno, stavo concludendo parlando di The Division Bell e parlavo comunque della circolarità della vicenda floydiana, perché solitamente abbiamo una visione del tempo lineare, ma con i Pink Floyd questa cosa viene un pochettino meno. Identicamente la band si è prodigata per la produzione di un nuovo disco che richiamasse soprattutto il personaggio, insomma, di Richard Wright, e anch'essi con il nome Il Fiume Infinito hanno voluto dare in qualche modo l'idea di un qualcosa di circolare, per cui sono veramente due vicende ovviamente molto diverse, che però si accompagnano in maniera anche molto piacevole e sorprendente. Dicevi che non ci sono giudizi sul valore dei dischi in questo libro, non ci sono voti, però magari due parole su questo ultimo lavoro di Pink Floyd, da molti molto atteso e da molti molto criticato, possiamo dirle, come l'avete giudicato voi, esperti e amanti dei Pink Floyd, questo ultimo lavoro? Sì, allora nel libro ovviamente non abbiamo dato giudizi di natura personale, io ho sempre parlato attraverso metafore, ritengo che questo disco sia fondamentalmente immaginare di come uno potrebbe musicare l'album di fotografie della sua vita. È un disco decisamente suggestivo, anche coraggioso, perché comunque per almeno 9 decimi muove attraverso musica strumentale. Non è un disco di canzoni del tutto nuove, perché il grosso viene attinto da quello che fu, noi l'abbiamo chiamato The Big Listen, è una serie di ascolti che erano stati fatti a monte di The Division Bell, quando uscì il disco, ed erano state lasciate fuori tutta una serie di brani corposissimi. Questi brani sono rimasti su disco DAT, su una serie di archivi che, insomma, David Gilmour mantiene costantemente sulla barca della storia, e a distanza di tantissimi anni è stato chiamato Phil Manzanera, insieme all'aiuto di Andy Jackson, del tecnico, e di Youth, per ritirare fuori questi brani lasciati nel cassetto e creare, come dire, l'ultima ruota della vicenda floydiana, quindi per chiudere il cerchio. È un disco molto suggestivo, per me è un invito al viaggio. I fan sono rimasti sostanzialmente stupiti, forse oltre le aspettative, ma come spesso accade, insomma, il mondo della critica è molto ampio, per cui sono arrivate delle recensioni molto positive, qualcuno ne è rimasto totalmente affascinato, altri invece hanno parlato di manovra commerciale del tutto fuori dall'ordinario, per cui, come vedi, la ragione forse sta sempre un po' a metà. 50 anni di storia della musica rock, 50 anni di vita dei Pink Floyd, raccontati attraverso l'analisi dettagliata di tutte le canzoni registrate dai Pink Floyd, dai primi provini fino all'ultimissimo lavoro. Questo è il materiale che troviamo nel libro Pink Floyd, Il Fiume Infinito, tutte le canzoni dei Pink Floyd, ad opera del collettivo The Lunatics. Io ringrazio Stefano Girolami che ci ha presentato il libro. Ricordo l'appuntamento domani pomeriggio alla Feltrinelli di Alessandria alle 17:30, la presentazione del libro con gli autori. Grazie ancora.